parole, musica e buon cibo. Siamo a Sesto San Giovanni, dove sorgeva una fabbrica, ora fioriscono proposte culturali e di aggregazione sociale. La CGL Lombardia ha deciso di organizzare qui la sua prima festa. Questo è uno dei luoghi del lavoro che è stato riconvertito e riconsegnato alla città. Qui siamo in un parco archeologico industriale dell'ex Breda, un luogo che un tempo è stato del lavoro e anche un po' della sofferenza, che è stato restituito alla città, e quindi in questa occasione ci fa piacere poterlo offrire anche a tutti i nuovi lavoratori. Noi meditavamo da tempo di proporre un momento di aggregazione, di divertimento e di festa. Lo realizziamo quest'anno in modo significativo perché vogliamo reagire anche così alla crisi, dando un'occasione comune di aggregazione, di riflessione sui temi della crisi, e perché la CGL anche in questa maniera vuole stare sul territorio. No, no, non esco di casa, no, fuori c'è la crisi. Avevo un bel figlio e un bel televisore, mangiati dalla crisi. Un'occasione per divertirsi, ma anche per ritrovarsi tutti allo stesso tavolo, possibilmente dalla stessa parte. Per cui io credo che sia stato un alto senso di grande responsabilità fra le nostre organizzazioni. Abbiamo messo in campo ognuno il meglio di noi, delle proposte e della volontà di trovare delle sintesi condivise. Sì, la crisi spinge all'unità e da questo punto di vista ci sono anche i risultati. Abbiamo raggiunto un'intesa con la Regione per estendere le tutele al reddito nei confronti di decine di migliaia di lavoratori che sino ad oggi non erano tutelati. E questa è una buona strada per costruire un welfare territoriale. Passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, passi. Il sindacato è comunicazione, lo è con gli atti, con i gesti, con i luoghi, con le azioni che mette in campo. Bisogna smetterla di dire che non c'è la crisi e aspettare che passi un altro giorno. Quel giorno non arriva se non ci impegniamo a cambiare le politiche di questo governo, a rimettere al centro le donne e gli uomini che lavorano e l'idea di futuro per i giovani. Una 3 giorni di festa dove comunicazione e democrazia si sono rivelati 2 alimenti necessari per una corretta dieta sindacale. Tutto bene, solamente non ce la facciamo.